Studenti tra i 15 e i 18 anni impegnati in un periodo di formazione tra aule di scuola e contesti lavorativi. Si ripete con successo l'iniziativa realizzata da Camera di Commercio e Provincia di Macerata di alternanza scuola-lavoro per l'anno scolastico appena concluso. Questi giovani sono portatori di valori immateriali, proprio perché sono figli di questo periodo e di questo tempo. Se i genitori capiscono che unendo la loro capacità straordinaria e delle loro maestranze sul prodotto, sulla qualità del proprio prodotto, sapessero unire questi strumenti che sono invece di proprietà dei giovani, noi avremmo sicuramente una chiave di volta che può superare tutti i problemi che la globalizzazione sta causando alle nostre imprese. Al via da quest'anno la settima annualità del progetto di Camera di Commercio e Ente Provincia, avviato anche grazie alla collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale, la Scuola Polo Provinciale per l'Alternanza e l'ITAS Matteo Ricci di Macerata. Le esperienze che abbiamo sentito stamattina dai ragazzi ci dicono quanto questo progetto sia efficace ed importante per loro soprattutto. Significa appunto dare a loro la possibilità di, oltretutto, di orientarsi per il proprio lavoro futuro e anche per le proprie scelte successive di studio. Ed è un'esperienza che noi intendiamo mantenere, valorizzare e incrementare, allungando se possibile i periodi di stage, coinvolgendo anche altri soggetti, mettendo a disposizione sempre di più le nostre strutture sul territorio, che sono i centri per l'orientamento e la formazione. Ruolo fondamentale nell'opera di integrazione tra scuola e lavoro, quello rivestito dalle associazioni di categoria, dalle imprese, dagli ordini professionali e ovviamente dai volenterosi studenti delle scuole partecipanti. E questa esperienza è stata formativa da un punto di vista conoscitivo di me stessa, principalmente perché ho capito quello che voglio fare, non tanto il liutaio quanto la costruzione di una bottega, un'impresa artigiana mia.